La vita non è complicata, è semplice. Quando tu hai le idee chiare, il tuo piano personale a lungo termine condiziona il piano industriale. Quando voi troverete le cose di cui parleremo fra qualche minuto, la vostra vita comincerà a indirizzarsi, comincerà ad andare verso il verso giusto, comincerete ad essere più diretti, comincerete a prendere decisioni in un nanosecondo. Siete pronti? Siete, siete preparati per prendere appunti? La via del work balance life. Questa cosa che spiegherò adesso è un insieme di cose che ho imparato in 40 anni e ho messo in un unico format e potrebbe, se voi poi la sviluppate per conto vostro, potrebbe diventare lo strumento degli strumenti. Sono 10 step che riguardano la vita professionali i primi, poi la vita personale i secondi, poi un'unione dei due e poi una serie di cose che riguardano la benzina della nostra vita. Cos'è la benzina della nostra vita? Perché noi viviamo? Perché noi siamo qui? Che segno vogliamo lasciare noi in questa vita? Ve lo dico io, quando voi troverete le cose di cui parleremo fra qualche minuto la vostra vita comincerà a indirizzarsi, comincerà ad andare verso il verso giusto, comincerete ad essere più diretti, comincerete a prendere decisioni in un nanosecondo, perché sapete quali vi portano verso i vostri scopi e quali vi portano lontano dai vostri scopi. E quindi è molto importante. Allora, partiamo con questo. Vita professionale. Numero uno, controllo di gestione. Controllo di gestione, perché? perché il controllo di gestione è una cosa che le PMI non hanno, non danno la dovuta, diciamo, attenzione, ma parte tutto da lì. Un sacco di imprenditori non sanno se guadagnano, se non guadagnano e non sanno i risultati delle loro aziende, risultati gestionali. Ok? Poi questo discorso di controllo di gestione può essere applicato anche alla vita personale, identica. Ci sono un sacco di persone che non sanno i costi della propria vita personale, non sanno i ricavi della propria vita personale, non sanno il saldo della propria vita personale. Pensano di saperlo perché lo, lo controllano col conto corrente, ma non è così. Quindi, numero uno, controllo di gestione, molto importante. Numero due, il principe dei principi. Il principe dei principi, il piano industriale a cinque anni. Le aziende hanno bisogno di avere visione e le aziende, per avere visione, devono avere dei dati sui quali basare questa visione. Eh, ma Mirko, è difficile, sai, è un po' complicato perché eh, le cose sono, cambiano velocemente, poi è un mondo molto veloce. Non, non interessa nulla, dovete farlo il piano industriale. Dovete realizzarlo, perché quello diventa uno strumento di confronto. Quello diventa uno strumento per sapere se veramente fra cinque anni volete essere lì. Piano industriale, quante aziende ce l'hanno sui 6 milioni di partite IVA in Italia? Lo 0,0. E mettiamoci un numero dopo, ok? Terzo strumento professionale, upgrade del piano industriale, piano strategico perché oltre ai numeri del semplice piano industriale ci sono sopra tutte le assunzioni, cioè le spiegazioni di come io farò questi cinque anni futuri di percorso professionale. E ricordatevi che più chiare avete voi le idee e più persone troverete che vi seguono perché capiscono di essere saliti su un treno che ha una destinazione certa. Se non avete questa certezza, se andate avanti random con l'impresa, le perdete queste risorse. Le risorse vanno da un'altra parte, da un altro imprenditore che dice, sai cos'è? Tu oggi eh, sei con me, sei un manager, guadagni 4.000 euro netti al mese, vivi su una certa casa, sei in una certa situazione, l'azienda passa da qua a 5 anni e arriverà là. Se tu saprai essere competitivo... E saprai essere parte del team, anche il tuo upgrade di conseguenza salirà in questa maniera. Il piano strategico funziona così. Ragazzi, non fatevi infinocchiare da un sacco di guru del, del web che vi dicono come diventare ricchi, come fare. Basta fare queste cose. Basta fare queste cose fatte bene. Non serve altro! Non ci sono formule magiche. Le aziende. Se hanno un controllo di gestione, un piano industriale, un piano strategico, vanno avanti. Se non, vanno, se non li hanno, vanno alla cieca. Sapete cosa vuol dire andare alla cieca? Beh, mettetevi una benda e cominciate a guidare. Ok? Cominciate a guidare una macchina con bendati gli occhi. Andate a sbattere, e questa è la realtà. Ok? Questi tre strumenti sono gli strumenti professionali base. Ve li siete scritti, andate a svilupparveli. Ok? Perché sono fondamentali per business il businessman o businesswoman. Sono fondamentali. E quando mi, mi chiedono Mirko, ma siamo andati a tanti corsi, ci ha fatto tutta una serie di cose, tu in, in dieci minuti ci dici che questi sono gli strumenti per far funzionare l'azienda. Sì, sì, ti confermo, questi sono gli strumenti, devi metterli a terra, devi metterli giù gli strumenti. Il primo, il primo piano industriale che ho fatto ci ho messo un anno, ok? E il piano industriale è costato 500.000 euro per il mio gruppo, ok? Ma è un piano che durerà per tutta la vita. Perché è un documento il piano industriale o meglio ancora il piano strategico è un documento dove tu dici cosa farai e le persone che sono del tuo team capiscono ognuno di loro ha un ruolo preciso in questo piano industriale è fondamentale, fondamentale. Ok? Quindi questi sono tre strumenti principi per la parte professionale. Adesso passiamo nella parte privata e nella parte privata cominciamo a fare una cosa molto semplice. Cominciamo a definire quelli che sono i ruoli della nostra vita privata. Per ruoli intendo compagno, marito. Moglie, figlio, nonno, insomma tutta una serie di e Se avete dei ruoli privati, come presidente di qualche associazione, se avete ruoli come membro del collegio scolastico del figlio, insomma tutta una serie di ruoli. Cominciate a elencare questi ruoli, cominciate a verificare quanti sono. Solitamente sono un numero infinito. E sapete cosa provocano tanti ruoli? Numerateli, eh, li dovete numerare. Sapete cosa provocano tanti ruoli? Tanto tempo. E sapete quanto tempo serve per raggiungere gli obiettivi? Che adesso andremo a dire? Tanto. Quindi il numero di ruoli inficia l'efficienza e l'efficacia della vostra vita. Mirko, quanti ruoli dovrebbe avere una persona? 8 barra 10. Questa è stata la media che è stata definita, che ho definito. E che insieme a molti altri che curano l'efficienza personale, eccetera. Bene, abbiamo fatto questi ruoli, abbiamo definito che sono eh, importanti. Cominciamo a darci un eh, voto di questi ruoli con il sistema delle stelline, degli hotel. 5, 4, 3. Se questo ruolo di figlio lo, lo, lo recito bene, allora 5. Se posso migliorare, allora 4. Se invece non sono sufficiente tre, se sono proprio scarso due, se invece sono un disastro uno. Datevi il voto e non prendetevi in giro perché parlate di voi, state parlando a voi, non state parlando a un amico. Quando vedete le stelline capite come siete messi nella vostra vita. Otto ruoli, votazione, poi se volete fare una cosa in più mettete un riferimento di qualcuno che per voi in quel ruolo è veramente di riferimento. E quindi qui abbiamo fatto i ruoli. Abbiamo fatto i ruoli e questa è un'architrave della vita privata perché avete deciso di fare questi ruoli, ne avete cancellati molti. Ho visto con questo esercizio, ho visto veramente cancellare tanti ruoli. C'era gente che aveva 15-20 ruoli. Pa, 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 pa. Ogni no, e ogni cancellazione è un passo verso gli obiettivi vostri, della vostra vita perché tanti ruoli portano via solo tempo e basta. Una volta fatto questi otto ruoli, facciamo gli obiettivi per ogni ruolo di vita. Tre obiettivi, due obiettivi, un obiettivo, decidete voi, ok? Quanti, però dovete indicarli e dovete mettervi lì a scriverli. Otto ruoli, tre obiettivi per ogni ruolo. Sono 24 obiettivi nella vita privata. Ecco che avete, cominciamo a avere il balance fra il controllo di gestione, il piano industriale, il piano strategico, i ruoli e gli obiettivi. Abbiamo un bilanciamento e abbiamo una allocazione del tempo che è proporzionale. Cercate di fare gli equilibrati, parlate con un... Work alcoholic da 20 anni. Io sono stato alcolizzato da 20 a 42 anni. Alcolizzato vuol dire che lavoravo 7 su 7 e staccavo la domenica pomeriggio dalle 16 alle 19 perché c'era la messa. Non fatelo, non fate così perché nessuno mi dà indietro i miei 20 anni. Da, 40, da 20 a 40 ho fottuto 20 anni della mia vita ho realizzato tanto. Per carità, ho realizzato molto ed è importante, ma non fatelo perché farlo significa veramente non crescere in maniera equilibrata. E voi avete il dovere, per chi vi sta intorno, per tutti di farlo in maniera equilibrata. Quindi, tracciate gli obiettivi, ci manca una parte nella parte, diciamo, privata, ovvero le attività operative per gli obiettivi di vita privata. Cosa sono le attività operative? Sono l'anello di congiunzione tra la parte strategica della nostra vita privata e l'agenda nostra di tutti i giorni. Quando io come obiettivo personale per la mia famiglia dovessi avere quello di cambiare abitazione, le attività operative sono molto semplici, andare a individuare le agenzie immobiliari su quella zona, individuare la zona andare a vedere in sopralluogo un certo numero di immobili, arrivare a una rosa definitiva, cominciare a buttare giù il preliminare, eccetera, 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 eccetera. Ma Mirko, ma così, così siamo veramente schematizzati? Certo, vai random? E allora tu dopo, quando mi vedi che sono realizzato nella vita, dici, ah, però tu hai avuto culo, no, un cazzo culo, un cazzo culo, no, 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 sono stato determinato, ok? Adesso che abbiamo questi tre di vita professionale e questi tre di vita privata, andiamo a creare le connessioni. E la connessione è questa: sono i teatri di guerra. Cosa sono i teatri di guerra? Nome non è a caso, eh? Teatri di guerra a me mi, mi spinge, mi dà adrenalina, no? Sono i maggiori ambiti in, in area professionale e privata in cui sono impegnato, ne piglio. Dai primi tre professionali ne piglio dai 4-5-6 privato e comincio a farmi i teatri di guerra. I teatri di guerra sono quelle cose che guidano la mia giornata, che guidano il mio tempo. E poi vado alla lista dei focus. Cos'è la lista dei focus? È l'esplosione delle attività operative da fare in funzione di quel teatro di guerra. Punto. Non ci sono altre cose a questo punto. Ho fatto il controllo di gestione, il piano industriale, il piano strategico, ho definito i ruoli, ho definito gli obiettivi, ho definito le attività operative, le ho messi insieme sui teatri di guerra, ho le liste dei focus e a questo punto ho il mio piano personale a lungo termine, a vent'anni. La gente pensa troppo a quello che potrà fare a questo agosto ma non pensa a cosa può fare in vent'anni di vita. Ed è questo il segreto. Io ne ho 60 e sto pensando a dove sarò a 80. E a 80 ho le idee chiarissime. Poi scalo 80-75, se il buon Dio mi lascia, eh, perché questa è una condizione sine qua no. Ma se il buon Dio mi lascia in salute così, faccio 80. E a 80 cosa, cosa voglio? So dove voglio vivere, so in che casa voglio abitare. So con chi voglio vivere, so che tenore di vita voglio avere e so che patrimonio voglio avere. Finito! La vita non è complicata, è semplice. Quando tu hai le idee chiare, il tuo piano personale a lungo termine condiziona il piano industriale. Perché gli obiettivi del piano personale a lungo termine cosa devono contenere? Gli obiettivi del piano industriale. Se io voglio guadagnare X... Sul piano personale a lungo termine, il piano industriale deve pagarmi. Sono il preditore, sono un manager, sono un uomo di business. Se ci sono incongruenze, le vedo subito. E se è questa schematicità, ma Mirko, tu fai tutto semplice. È semplice, è semplice. È semplicissimo, porca puttana, semplicissimo. Ma voi che state lì, che mi state guardando già in tantissimi, dovete mettere in pratica. Dovete mettere a terra queste robe. La maggior parte di voi le ascolta, entrano di qua, escono. Il 20% le realizza e diventa un drago come sono io. È importantissimo questa roba qua. Manca un ultimo elemento, manca l'elemento principe. Cos'è l'elemento principe? Sono gli scopi della nostra esistenza. Noi non possiamo pensare che noi siamo qui in questa vita e non vogliamo fare dei cambiamenti. Non vogliamo porre in essere dei cambiamenti almeno alla cerchia di persone che ci circondano, al luogo dove viviamo e altro, no? E allora gli scopi della nostra vita, se riusciamo, se riuscite a definire gli scopi della nostra vita, quelli sono il mantra che vi guida ovunque. Io ho sette scopi, uno riguarda voi, ve lo dico perché è significativo, io voglio cambiare il destino di almeno 50.000 imprenditori PMI in Italia. Quest'anno vado oltre 10.000, ci impiego altri 5, 6, 7 anni massimo ad arrivare a 50.000. Questo vuol dire che influisco sui risultati e questo vuol dire che se 50.000 hanno 10 dipendenti, 20 dipendenti, incido almeno almeno su un milione di italiani, su due milioni di italiani. Questo è uno dei miei sette scopi di vita e mi fa dare tutto, perché vi ricordo che il 60-70% della mia vita professionale io ho il mio gruppo, il 30% è dedicato, il 20% è dedicato, come hai fatto ho trovato delle persone a cui delegare, parleremo anche di questo. E pensate voi cosa dovete fare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e dovete farvi. Dovete metterli a terra, scriverli, non cominciate col telefonino, andate su un pezzo di carta, su un quaderno, su un qualcosa che voi possiate aprirlo e possiate vedere l'effetto. Io quando ho delle giornate più dure, cosa faccio? Apro il libro degli scopi e guardo i miei scopi, li guardo in faccia e dico, peanuts il problema di oggi, niente. Niente è il problema di oggi, non è niente il problema di oggi. E quindi voi dovete cominciare a guardare queste cose e a lavorarci su. Perché l'unica cosa che io non posso fare è entrare da voi in operativo e aiutarvi a farle queste cose. Perché non posso, ognuno di voi ha, un suo, ha una sua mentalità. Ma vi garantisco che ci sono migliaia di persone che mi hanno seguito. E che stanno realizzandosi perché tante volte mi dicono: Mirko, ma cos'è il successo? Il successo è costruire una propria esistenza in base ai propri ideali. Questo è il successo. Questo è il successo. Mirko, quanto bisogna guadagnare per essere contenti? Non lo so, decidilo tu. Devi decidere tu. Evidentemente, uno che abita in un certo posto eh, ha un'esigenza di guadagno diverso da uno che abita in centro Milano, in centro Parigi, in centro Londra. Ma non è questo il punto. Il punto è: lo hai scritto? Il punto è lo hai definito? Il punto è hai messo a terra queste cose. Beh, questi dieci principi, ok? Li ricordo ancora una volta: il controllo di gestione, il piano industriale, il piano strategico, i ruoli della propria vita personale, gli obiettivi della propria vita personale. Le attività operative che vi aiutano ad andare verso gli obiettivi, i teatri di guerra, la lista dei focus, il piano personale a lungo termine e gli scopi della propria vita sono essenziali. Se vogliamo fare un'estrazione dei dieci, togliamone tre, mettiamone tre: piano strategico, piano personale a lungo termine e scopi. Fate solo questi tre, fate solo questi tre, perché quando porto le persone a pensare a 20 anni. Eh, mi dicono Mirko, ma guardate che io, quando avevo vent'anni, ho progettato dove volevo portare la da 40. E quando ho avuto 40, ho pensato dove volevo portare la da 60. Cioè, non so se mi spiego, non, non, non sono accadute per caso. E pensate che io non abbia avuto imprevisti. E pensate che io non abbia avuto inciampi. E pensate che io non abbia avuto complicazioni. E pensate che io non abbia avuto cambiamenti di scenario, o rotture di coglioni varie? Ah, pensate che sia andato tutto dritto! No! Ci ho avuto le difficoltà, ma ho usato gli strumenti. Gli strumenti! Non lasciatevi finocchiare da sti cazzo di video che vi dicono cosa, cosa, bisogna fare per essere felici. Decidetelo voi! Voi dovete decidere cosa fare per essere felici. La vita è vostra, è il dono più grande che vi ha dato Dio. E molti lo sciupano. E non c'è un'azienda che valga una vita umana. Neanche la più grande al mondo. Ed è per questo che il Work Balance Life per me è fondamentale, ripeto, ho sbagliato per vent'anni a negarmi completamente l'esistenza. Si può arrivare anche con una velocità diversa. Si può ottenere risultati anche con una velocità diversa. Le energie che avevo a 40 anni non le ho adesso a 60 anni. È evidente, anche se sono in perfetta forma. Però sono 60 anni, non sono 40. Ok? E allora lavorate, 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 lavorate su questo. E dice, ma cavoli, ma è vero, ma Mirko, ma è vero, ho fatto il piano strategico e mi sono reso conto che eh, si possi possiamo fare questo. Ho fatto il piano personale a, a lungo termine, l'ho condiviso con la famiglia, l'ho condiviso con i miei, col cerchio degli affetti, sono contenti, sono tutti gasati perché sanno che cambieremo casa, che, faremo, che vivremo su un posto di un certo tipo, che avremo un tenore di vita di un certo tipo, step by step. Step by step. E ripeto, con gli imprevisti del caso. Tutte, tutte le svolte della mia vita sono state quando c'è stato un grande problema. Sempre, sempre. Se analizzo 40 anni, grande problema svolta. Ed è tutto lì il segreto. Le circostanze non sono importanti, è importante la reazione ad esse. La reazione. Voi guardatevi dei, dei filmati di Cassius Clay. Cassius è il più grande pugile di tutti i tempi, Mingherlino, eccetera. L'andava al tappeto un sacco di volte. Il concorrente si girava per alzare le mani e lui gli batteva la spalla e, e, e gli dava un destro. Cioè, nella vita non è importante quante volte cadete, ma come vi rialzate e come reagite. La gente ha paura del fallimento. Ma che ma volete che vi porti decine di esempi di persone che hanno fallito, ma che poi hanno trovato il verso. Hanno trovato la strada, ma decine, 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 non, ma non che hanno fallito una volta, che hanno fallito dieci volte, poi sono diventati grandi persone. E ricordatevi che questi miei strumenti sono indirizzati a farvi diventare una grande persona prima e grande imprenditore dopo. Non il contrario, non il contrario, grande persona prima, grande imprenditore dopo. Quando diventate una grande persona succede che le persone vogliono stare con voi vogliono fare qualcosa con voi, vogliono passare del tempo con voi. Siete proattivi, siete empatici, siete simpatici, siete piacevoli. È così. È così. E ovunque voi siate e in qualsiasi punto della scala sociale voi siate, se disegnate un futuro di un certo tipo, veramente le cose cambieranno. Vi ho dato veramente una una bella cosa, una delle belle cose perché vi ho dato da lavorare, eh?